Ciao, benvenuti sul mio canale Meca di Mac. Ecco qui una nuova recensione di un modellino a cui tengo tantissimo, è lo Schnabelgan, quarta edizione. Si può dire che l'ho visto nascere ed evolversi nelle sue varie edizioni. Infatti ero presente più volte nel laboratorio del mio amico Luca, che saluto, ciao Luca, e fino a questa quarta ed ultima edizione, che è la più curata a livello strutturale di questo modello. Ripeto, a questo modello tengo molto perché ho vinto anche un Eventi 46 Contest, un concorso fotografico tenuto da E2046, che sicuramente molti di voi conosceranno. Normalmente organizza un paio di concorsi fotografici. Io partecipai con questo modello commissionato da un mio amico e vinsi il primo premio. Ed Bravo eccolo per questo qui per ricomincio. me stavolta e spero di farlo il più presto possibile. Ecco, allora la confezione, forse rispetto al Garibaldi è un po' più povera, e anche l'imballaggio per una spedizione magari fuori dall'Italia potrebbe risultare un po' delicata, però è presente qui un bel fumettino, ovviamente il disegnatore, la matita è di Luca e si vede, e questo arricchisce ulteriormente il modello. Poi nella confezione sono presenti le istruzioni, ovviamente, eccole qua, una serie di decal, una cartolina. Queste istruzioni sono molto stile giappo, nel senso che sono ridotte all'osso. Nelle prime versioni il backpack era più tondo, più tondeggiante, più simile al Deo 2 Harrier di Kobayashi o di Kondo. Ecco qua. Comunque le istruzioni sono molto chiare, anche la semplicità dei pezzi. Questo è un piccolo bigliettino. La visita con le varie produzioni. Bene, passiamo pezzi. Sono di una resina grigia che, come avevo già detto, a suo tempo permette da subito l'individuazione di vari ed eventuali difetti, ma ho già avuto modo di guardare, non ce ne sono. E anche qui, rispetto ad altri kit tipo serie Gundam, perché diciamo che si avvicina a queste serie qua, il livello di dettaglio è sempre molto fitto, curato. In ogni minimo particolare, insomma, bellissimo, bellissimo come tutti i suoi kit.
Forse ci sono dei piccoli difetti di stampaggio qua e qua, però non vengo, non si, una volta montati vi assicuro che non si notano. Ripeto, questo qui già sarebbe già il secondo modello che andrò a montare. Un'infinità di pezzi. Grazie a questo modello Luca si è fatta molta esperienza e infatti il Garibaldi è il risultato di questa esperienza dove lui si è trovato a costruire un modello veramente, veramente bello. Anche qui sono presenti parti in metallo. Questi sono spalloni che sono di chiara derivazione del vecchio Deo Kobayashi. Infatti come design si fa rispecchia molto quel modello. Quindi questo qui è un altro acquisto da fare sicuramente per chi è appassionato di questi modelli. La scala è una 1-220. L'arma, sono i motori, ecco, direi che non c'è poco da aggiungere, ecco, è un modello molto dettagliato, anche abbastanza imponente, date anche visto la scala 220, una 220, e il prezzo. Il rapporto qualità-prezzo direi ottimo. Mi sento sicuramente di consigliarlo a tutti i modellisti. Ecco, questa dovrebbe essere l'arma corta. Eccola qui, sì, infatti. Molto bella, che nelle prime edizioni non era presente. Questa infatti è stata aggiunta dopo. I primi modelli furono presentati a Atene. L'anno di costruzione era il 2009. È un modello che non deve mancare nella nostra collezione, sia che lo volessimo montare, sia invece montato nella nostra vettura. Con questo ho concluso. Ci vediamo alla prossima video recensione del canale YouTube I Meca di Mac. Arrivederci.